Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video, sono TNBT e questo è il primo video con la nuova attrezzatura. Come potete vedere, non ho ancora capito bene come funzionano i programmi, però abbiamo un nuovo PC, nuova webcam, nuovo microfono che ora non serve e nuovi video. Inauguriamo quindi questa nuova stagione del mio canale con un video molto simbolico, anche solo per il titolo. 1010, appunto il numero, l'ambizione del re conquistatore, 1010, appunto 1010. Come mai non credo che sia un numero casuale e non credo che Oda, che appunto anche lui ha qualche fissa con i numeri, abbia fatto questo intenzionalmente. Lo 0 e l'1 sono i primi numeri, appunto, dei numeri, insomma, sono i primi numeri, quindi lo 0 simboleggia Rufy, il primo fondamentalmente, quello che viene prima dell'uno, e poi l'uno è appunto Zoro, che è il primo compagno che si unisce a Rufy nel suo viaggio. Quindi 1-0-1-0 è come ribadire due volte appunto i personaggi, i primi due personaggi che fanno parte della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia, ossia Rufy e Zoro, e sono anche i due personaggi che si sono messi maggiormente in luce in questo capitolo, mostrando in maniera diversa, ovviamente, di avere le stesse caratteristiche, le stesse qualità e soprattutto le stesse ambizioni. Non da ultima, appunto, l'ambizione del re conquistatore. Con questo 1010, Oda ha praticamente chiarito quelli che sono stati per anni i dubbi di gran parte della community italiana di One Piece e non solo, e ha messo finalmente i puntini sulle i, per non dire un grande punto alla fine di tante diatribe, di tante discussioni, anche a volte magari inutili. Il capitolo appunto si intitola L'ambizione del re conquistatore, che è l'ultima delle tre tonalità di ambizione che fanno parte del mondo di One Piece, quella più importante, quella più potente. Inizialmente Oda doveva fare un'opera di 5 anni, quindi non aveva ben chiaro sicuramente il concetto di Haki, di ambizione. Questo concetto è venuto fuori dopo, anche grazie ad alcuni espedienti che lui aveva inserito inizialmente nell'opera, come l'occhiataccia di Shanks al re della scogliera, che chiaramente non era ambizione del re conquistatore, ma poteva benissimo essere assimilata come tale. Bene, se parliamo di ambizione, nel corso degli anni, i primi episodi che abbiamo visto, appunto, sono quelli relativi ad esempio a Shanks e a Barba Bianca. O quelli relativi appunto a Rayleigh nell'arcipelago di Sabaudi. In tutti questi episodi abbiamo visto questo tipo di ambizione utilizzato da un personaggio molto forte, da personaggi molto forte nei confronti di personaggi molto deboli, e quindi abbiamo visto come questo tipo di ambizione inizialmente sia stato gestito da Oda quasi come diciamo un carattere intimidatorio nei confronti soprattutto degli avversari più deboli. E quindi poco influente negli scontri tra personaggi di un certo livello. In realtà, più andava avanti la storia, e ad esempio abbiamo avuto episodi come quello di Akainu versus Aokiji o cose di questo tipo, più la storia va avanti e più ci rendiamo conto che in realtà l'ambizione del re conquistatore ha tanti tipi di utilizzo e soprattutto scopriamo che più si sale di livello, quindi più il livello dello scontro e dei combattenti sale e più questo tipo di ambizione diventa importante. Quindi, con questo 1010 abbiamo avuto la conferma definitiva che per sfidare gli imperatori non puoi non avere tale tipo di ambizione e soprattutto non puoi non essere in grado di padroneggiarla. In questo 1010, appunto, sia Zoro che Rufy dimostrano di avere l'ambizione del re conquistatore in modi diversi. Ma comunque si confermano gli unici due probabilmente personaggi della ciurma di Luffy ad avere tale ambizione, perché sono gli unici che hanno appunto un'ambizione personale, quella di diventare re dei pirati e lo spadaccino più forte del mondo, che sono due ambizioni così importanti che necessitano di una forza di volontà tale da richiedere necessariamente questo tipo di abilità. Per quanto riguarda il capitolo e quello che succede nel capitolo, diciamo che la prima parte è relativa anche a Big Mom. Big Mom che la vediamo praticamente cadere e la vediamo salvata, quindi scopriamo subito che fine fa Big Mom, viene salvata da Prometheus e da Napoleon, quindi
C'è una rottura definitiva, penso, presumibilmente tra Prometheus e Big Mom e Zeus, quindi l'altro Omis di Big Mom, che a questo punto potrebbe veramente passare a Nami in maniera definitiva alla fine di questa saga. E così come è interessante vedere che c'è stata una divisione, quindi come avevo spiegato nello scorso video, Kid e Killer sono decisi ad affrontare Big Mom. E quindi si separa la situazione, rimangono Rufy, Zoro e Law verso Kaido. E cosa succede? Inizialmente Rufy è ancora incosciente, quindi Kaido se la vede, diciamo così, affronta Zoro e Trafalgar Law. Trafalgar Law, che è un pochettino il jolly della situazione, anche qui viene impiegato da Oda un pochettino come l'elemento disturbatore che comunque fa la sua parte. Ma è proprio di Zoro che vorrei parlarvi inizialmente, perché Zoro dimostra in questo capitolo di possedere l'ambizione del re conquistatore, dimostra probabilmente di possederla da sempre, e è inutile che ci facciamo tanti trip mentali sul fatto che l'abbia o meno. Secondo me è palese che ce l'abbia e che ce l'abbia da sempre. Io credo, e qui ovviamente mi sbilancio, che l'ambizione del re conquistatore sia un potere innato, quindi non puoi allenarlo, o meglio, puoi allenarlo, ma comunque di base lo devi avere. È un talento che il personaggio deve avere, non può essere acquisito magari con l'allenamento, come invece possono essere acquisiti gli altri tipi di ambizione, come ad esempio quello della percezione e quello dell'armatura, che anche lì in un certo senso hanno un po' una predestinazione, ma possono essere allenati. L'ambizione del re conquistatore probabilmente non può essere allenata, o meglio, non può essere allenata da chi non la possiede già di per sé. Zoro non si rende conto probabilmente ancora di averla, a differenza di Rufy, che lo dice in questo capitolo, ma dimostra chiaramente di averla. E vi dirò di più, secondo me lo aveva già dimostrato in diverse occasioni nel corso del manga. Qui però abbiamo la conferma dalle parole di Kaido, appunto, che lo spadaccino ha questo tipo di ambizione e che quindi si è messo anche lui in gioco in questo 1010, tra l'altro riutilizzando l'Ashura dopo molti anni dall'ultima volta che l'abbiamo vista. Fa un danno a Kaido, un taglio che rimarrà per sempre, una cicatrice, quindi Kaido lo vediamo comunque sentire l'attacco di Zoro, seppure va detto che non lo sente, diciamo, particolarmente. Ma perché questo? Beh, molto semplicemente, e qui voglio spezzare una lancia per quanto riguarda, diciamo così, i fan di Zoro, che effettivamente si può dire che in questa saga il nemico finale, ovvero Kaido, verrà sconfitto da Rufy, uno contro uno, come era scritto appunto, perché Rufy è sempre il protagonista e quindi deve affrontare il nemico, ma in realtà, ecco, io ho avuto l'impressione che Oda sia stato un pochettino in difficoltà, perché praticamente ha dovuto in un certo senso indebolire Zoro per metterlo fuori gioco, a differenza di Law, che è stato messo fuori gioco molto semplicemente, e quindi c'è un chiaro dislivello tra Law e Rufy, perché Rufy ha incassato molto meglio i colpi di Kaido e combatterà da solo contro Kaido. Per quanto riguarda Zoro, non tanto in questo capitolo, dove comunque fa la sua parte con l'Ashura, ma nel capitolo precedente, nel 1009, secondo me il fatto che abbia preso quel colpo incassato da due imperatori insieme, che era secondo me evitabilissimo da tutti, è stato praticamente sacrificato come personaggio, perché altrimenti Oda non avrebbe saputo come gestirlo. Cioè lo ha fatto troppo forte, troppo simile in forza al capitano, per cui appunto ha dovuto indebolirlo, secondo me, facendogli incassare quel colpo micidiale di due imperatori insieme nel capitolo precedente. Io penso che questo sia abbastanza evidente, insomma. Detto questo, ovviamente il protagonista dell'opera è Rufy, quello che affronta il nemico finale uno contro uno è Rufy, e quindi sarà Rufy da solo a battere Kaido. Tra l'altro, ecco, ricollegandomi al tema dell'ambizione, Rufy in questo capitolo mostra un utilizzo dell'Haki del Re Conquistatore, un utilizzo che prima noi sospettavamo potesse essere fatto, ma che non avevamo ancora la conferma. Ecco, l'ambizione del re conquistatore può essere utilizzata anche per colpire, così come l'Haki dell'armatura, ma appunto in versione più forte, contro personaggi più forti che altrimenti non risentirebbero di quei colpi. Ed è significativo, secondo me, che in questo capitolo appunto Rufy colpisca Kaido
senza utilizzare GR second, third o fourth, ma semplicemente con dei pugni normali, rivestiti però di ambizione del re conquistatore, una cosa che, a detta stessa appunto di Kaido, pochissimi uomini al mondo sanno fare. Sicuramente quella è una scena che mi ha colpito anche dal punto di vista grafico, è stata disegnata molto molto bene. Sono anni che appunto Oda disegna combattimenti un po' così tirati via, un po' tirati per le unghie, mentre questo combattimento mi sta ricordando molto, per la pulizia delle tavole, per l'accuratezza dei dettagli delle scene di combattimento, mi sta ricordando molto il combattimento tra Luffy e Lucci. Combattimento tra Luffy e Lucci che verso la fine, appunto, quando Lucci stava per essere sconfitto, ha mostrato anche brevemente il flashback di quest'ultimo. Quindi, chissà se Oda voglia fare un parallelismo in questo senso, e ora che Kaido si trova per la prima volta, dopo tanti anni probabilmente, in vera difficoltà, potrebbe anche fare un excursus sul passato di Kaido e quindi avere ora un flashback, non troppo lungo secondo me, ma comunque un bel flashback di Kaido da giovane. E magari anche dei Pirati Rocks, che credo a questo punto ci possa stare. Detto questo, io credo che siamo arrivati alle battute finali. Ora, settimana prossima c'è pausa, quindi penso la scena si sposterà poi sotto al tetto per vedere un pochino gli scontri, diciamo, degli altri personaggi e tornare solo dopo sul combattimento finale. In ogni caso, non credo che Zoro a questo punto affronterà una calamità o altri personaggi, visto che ha già fatto la sua e l'ha fatta più che egregiamente contro gli imperatori. Credo che Kid e Killer, magari aiutati da qualcuno, possano far cadere Big Mom, così come Rufy farà cadere Kaido, perché siamo arrivati, ragazzi, al punto di rottura, siamo arrivati al cambio generazionale, quindi entrambi gli imperatori verranno sconfitti. Molti si chiedevano come sarebbe stato possibile, qualche mese fa sembrava del tutto impossibile una cosa del genere, ma come sempre, come dico sempre, appunto, i power-up si fanno nel corso del manga, l'appetito viene mangiando, diciamo così, e anche il discorso di Yogoro, che fa appunto in questo capitolo, quando Rufy ripensa appunto agli insegnamenti di Yogoro, lui dice chiaramente: questo potere, l'ambizione del re conquistatore, la svilupperai solamente e veramente quando sarai in difficoltà. Quindi, ragazzi, quello che vi dicevo nello scorso video, Oda lo dice in questo capitolo tramite le parole di Yogoro. Quindi questo tipo di ambizione la sviluppi veramente solamente combattendo a livello massimo, solamente contro gli avversari più forti. Capitolo spettacolare, ragazzi, fatemi sapere la vostra come sempre nei commenti e vi invito come sempre a lasciare un like se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram, quindi vi lascio qui sotto il link del mio profilo Instagram, The Name Before Tokyo. Se siete iscritti a Strava, quindi magari fate delle corse, vedete qui che ho il mio Garmin legato al polso, seguitemi su Strava, lascio il link in descrizione del mio profilo, magari se avete qualche consiglio per gli allenamenti, eccetera. Comunque mi chiamo Andrea Pigliautile su Strava e nulla, ragazzi, ho intenzione anche di spostarmi a fare live, magari no, da altre parti, e quindi seguitemi anche di là. E che dire, ragazzi, un saluto a tutti e viva One Piece, soprattutto quando ci sono capitoli spettacolari come questo, veramente eccezionale. Ciao.